Eder. Mech. Pallister. Il caso riguardante la scomparsa di Flavia Mello Agonigi, una donna italiana di 54 anni con origini brasiliane residente nella provincia di Pisa, nel comune di Pontedera, ha preso una svolta grave con l'apertura del fascicolo per omicidio da parte della Procura della Repubblica di Pisa nei confronti di ignoti. Flavia è scomparsa da casa venerdì della scorsa settimana dopo essersi allontanata in compagnia di alcune amiche. La sua sparizione è stata seguita dall'insolito scomparire della sua Opel Mokka Elegance color argento, veicolo con cui è sparita. La procura, guidata dalla procuratore Teresa Angela Camelio, ha annunciato l'avvio delle prime indagini info-investigative sul caso, seguendo il protocollo previsto per le persone scomparse. Testimoni, inclusi i familiari della donna, sono stati ascoltati per cercare di far luce su questo mistero. La situazione resta ancora avvolta nel mistero e nell'incertezza, con la speranza di trovare presto risposte riguardo alla scomparsa di Flavia Mello Agonigi. Gentili ascoltatori, buona giornata da Senzio Locchi. Oggi parliamo del caso di Flavia Mello, la donna di origine brasiliana, di nazionalità brasiliana, scomparsa 4-5 giorni fa da Pontedera. Il sensitivo a Locchi ha visto che, considerato che si parla già di un omicidio, io confermo che purtroppo questa donna, a mio parere, è morta di morte violenta, ma non vedo questo non è un femminicidio. Sicuramente quella sera, dato che lei è stata in un locale, sicuramente in questo locale qualcuno l'ha adocchiata. All'interno di questo locale molto probabilmente c'era una persona pericolosa, magari gli ha fatto il filo, ci ha provato, considerato che questa donna l'ha ha opposto resistenza, e lui l'ha, a mio parere, l'ha ammazzata. Questo personaggio sicuramente mira a nascondere il corpo, mira a nascondere ciò che è avvenuto, però gli inquirenti in questo caso hanno le idee molto chiare, perché parlano appunto di un omicidio, ciò che combacia appunto con la risultanza investigativa della mia radiestesia, in quanto ho visto che è un omicidio, ma non un femminicidio. Questa persona aveva qualcuno sicuramente che la adocchiava, ha fatto dell'avance, non sono state contraccambiate e per questo la poveretta ha pagato con la vita. Questo è il mio pensiero, vi ripeto, sarà difficile, che spero che lo trovano il corpo, però vi ripeto che la persona che ha appunto delle responsabilità, a mio parere, mira a non far ritrovare il corpo, a far credere, che poi nessuno ci crede, che questa donna sia scomparsa volontariamente, ma così non è, perché ho visto che ci sono delle gravissime responsabilità da parte di una persona che le ha fatto del male. Ora attendiamo, signori, che gli inquirenti di Pontedera diano una accelerata alle indagini e trovino il responsabile. Io questo me lo auguro ora, come me lo auguro sempre in tutti i casi che seguo oramai da tantissimi anni in ogni parte d'Italia. E niente, signori, attendiamo che ci siano dei risvolti investigativi. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal sensitivo all'occhio di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.